Calma però! Calma! Non ci sbilanciamo! Non ci sbilanciamo! Aspetta! Vieni avanti! Vieni avanti! Saliamo, sali Flavia, sali! Segnalate 6 minuti di recupero, per favore. Bravo Fabi, brava Barbara! Arianna! 6. Arianna! Attaccata! Mister Milena Bertolini, oggi Napoli ha provato a fermare il Brescia, fino a inizio secondo tempo ci è riuscito, poi è venuta fuori, nonostante l'inferiorità numerica, la qualità delle ragazze del Brescia, che si conferma comunque una delle candidate principali allo scudetto. Ah, diciamo che venire qui a Napoli su questo campo non è facile, perché è un campo in sintetico, la palla è molto veloce, oggi c'era il vento, quindi abbiamo trovato un po' di difficoltà all'inizio, ma anche perché poi il Napoli insomma ha giocatrici brave, ha giocatrici importanti, e il primo tempo penso che i ragazzi abbiano giocato bene, forse siamo state troppo imprecise e quindi è finito solamente 1-0. Il secondo tempo c'è stato questo episodio insomma, che nel calcio ci sta, insomma, queste sono decisioni arbitrali che non si discutono, e devo dire che le ragazze sono state brave a mantenere la calma, a continuare a giocare in una situazione psicologica non facile, perché subire il gol del pareggio, l'espulsione del portiere, far debuttare una ragazzina di 16 anni in porta, insomma non era facile, ma bene, le ragazze sono state brave e devo fare i complimenti alle mie ragazze. Il Brescia quindi si conferma comunque una delle formazioni più forti del campionato, mentre il Napoli dal suo punto di vista come lo vede, vista anche la differenza di formazione rispetto all'anno scorso, essendo cambiata un po' tutta la struttura della squadra? Allora, per quanto riguarda il Napoli, credo che gli obiettivi di quest'anno per loro siano diversi, visto insomma, i cambiamenti avuti rispetto alla squadra dello scorso anno, che ha fatto un bellissimo campionato. Una squadra con ragazze giovani ed esperte, e credo che se la giocherà fino alla fine. Quest'anno la lotta per la retrocessione è pazzesca, perché sei retrocessioni, insomma, quindi penso che comunque se la possa giocare fino alla fine, anche perché credo che Napoli abbia un vantaggio rispetto alle altre squadre, che è il fattore campo, perché venire a Napoli non è mai facile. Per quanto ci riguarda, diciamo che assieme al Tavagnacco e alla Torres siamo lì, che ci giochiamo questi primi due posti. Cioè, credo, questa è la mia personale opinione, che la Torres sia ancora
avvantaggiata rispetto a noi due per un semplice motivo: l'esperienza che ha, l'abitudine a stare lì e a giocarsi ogni partita per vincere, e poi anche perché fra poco ci sarà il rientro di Tona, una giocatrice importante, e poi l'inserimento di queste due straniere, di cui una l'abbiamo vista sabato scorso che è una buona giocatrice, quindi credo che loro, insomma, si sono rinforzati rispetto a noi il Tavagnacco, però poi vedremo alla fine cosa succede. Con l'allenatore della Carpisa, mister Corrado Sorrentino. Mister, al di là del risultato, comunque la squadra ha tenuto bene. Ricordiamo oggi era una gara particolare, anche per ricordare, insomma, Gianluca. Sì, vabbè, il risultato non è defavorevole, è più favorevole, anche se dopo l'1-1 e la loro espulsione ci abbiamo creduto. Poi il Brescia comunque è la capolista di questo campionato, vanta. Oggi avevano 10 nazionali in campo, noi abbiamo cercato di controbattere colpo su colpo, però effettivamente ci è stata superiore, soprattutto sul piano del gioco. Però quello che oggi era importante per noi è stata una settimana molto, molto particolare, molto travagliata, perché della notizia del nostro massaggiatore che ha avuto un grave problema di salute, e sembra che adesso stia meglio, pare che si sia svegliato dal coma, quindi è stata una settimana un po' particolare per noi. Ci siamo allenate un paio di giorni, non ci siamo allenati proprio perché abbiamo avuto questa notizia. Quello che oggi fa più piacere, la notizia positiva, è soltanto questa. Poi per quello che riguarda la partita, il risultato la dice lunga. Grazie. Grazie a voi.